Benvenuti in Community FVG. Un viaggio nei territori del Friuli Venezia Giulia. In ogni puntata vi raccontiamo come imprese, comunità e persone lavorino responsabilmente per coniugare sviluppo, sostenibilità e mutualità. Conosciamo meglio la nostra regione, scoprendo le idee e i progetti che ogni giorno contribuiscono a creare lavoro e rispetto per l'ambiente. In questa puntata di Community FVG andiamo alla scoperta di la cooperazione in montagna, l'albergo diffuso di Comeglians. Parliamo di sostenibilità con il professor Francesco Marangon. La cooperativa Menaus. Buone pratiche, la nuova rubrica di Community FVG. E ora cominciamo il nostro viaggio. Mondo cooperativo. L'albergo diffuso Comeglians nasce dopo il terremoto del 76, è il primo albergo diffuso in Italia. Nasce in questi piccoli borghi di Povolaro e Maranzanis patiscono appunto la distruzione causata dal terremoto e il conseguente spopolamento che porta gli abitanti ad abbandonare la montagna per trovare lavoro e abitazione più giù nelle vallate. Nasce la cooperativa Albergo Diffuso tramite l'impegno del poeta Leonardo Zanier e di un gruppo di giovani di Maranzanis e Povolaro che credono invece nella necessità di ridare vita a questi borghi mediante un progetto di riqualificazione. Pertanto si riesce a coinvolgere il Politecnico di Zurigo, si esce dai confini della Carnia, si cerca un interlocutore anche di prestigio nel Politecnico di Zurigo e si forma questo gruppo di lavoro pilotato dall'architetto Flora Roncati. Tramite questo studio viene proposto il primo progetto pilota per la riqualificazione dei borghi di Povolaro e Maranzanis. Lo studio viene anche pubblicato dal professor Scheble, il quale proprio dice che l'obiettivo di questo studio è stato quello di utilizzare e valorizzare il patrimonio esistente con l'obiettivo esplicito di impedire il suo ulteriore degrado e far sì che gli attuali abitanti diventino beneficiari degli investimenti. Quindi un progetto che combini e proponga un intervento intrecciato tra aumento della ricettività turistica interna ai nuclei abitati con strutture di sostegno nei villaggi e un rilancio delle attività produttive. L'albergo diffuso attualmente nasce e prosegue come forma cooperativa, consta di una trentina di unità abitative per un totale di circa 120 posti letto, che sono sparsi appunto e diffuso sul territorio, infatti comprendiamo tre comuni e svariate frazioni, perché oltre alle già citate Povolaro e Maranzanis abbiamo Tualis, abbiamo degli appartamenti in comune di Ravascletto e degli appartamenti in comune di Rigolato nella frazione di Uezis. In occasione della 12ª giornata nazionale della scrittura Braille, l'Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti del Friuli Venezia Giulia ha lanciato una nuova iniziativa di sensibilizzazione e fundraising gestita dalla cooperativa sociale Koala di Trieste. Un'iniziativa che permetterà di finanziare progetti a favore dei ciechi e degli ipovedenti della regione e favoriscono una reale par condicio ed opportunità rispetto al mondo dei normovedenti. Responsabile del progetto è Massimo Zapparella, nell'ambito della cooperativa sociale Koala, che da oltre 20 anni collabora con la sezione triestina dell'Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti.
Gli addetti delle 616 cooperative aderenti a Confcooperative in Friuli Venezia Giulia sono cresciuti del 3,5% a quota 15.758. Il dato emerge dall'ultima rilevazione annuale che considera i bilanci depositati nel corso del 2018. Il valore della produzione delle cooperative si colloca a 1 miliardo di euro, mentre i soci sono 128.856. In media, un nucleo familiare ogni tre ha un socio cooperatore. Il modello cooperativo ha grande attualità, basti pensare al tema dell'economia circolare nonché al generale ripensamento del sistema economico in termini di sostenibilità economica, sociale, ambientale, commenta Giuseppe Graffi Brunoro, presidente regionale di Confcooperative. Le lavorazioni della vigna diventano sempre più inclusive. Si rafforza a Casarsa della Delizia la collaborazione tra Cooperativa Sociale Piccolo Principe e i viticoltori friulani La Delizia, all'insegna dell'agricoltura sociale dopo l'avvio positivo dello scorso anno. Sale infatti a 9 il numero di lavoratori speciali assunti dal Piccolo Principe per lavorare nelle vigne dei soci della cantina. Un progetto a contatto con la natura e con altre persone che, a detta degli stessi lavoratori coinvolti, ha avuto per loro un prezioso ruolo nel trovare l'entusiasmo per far ripartire la propria vita. In totale, il Piccolo Principe ha assunto 9 persone, 7 delle quali con fragilità mentali, disabilità, difficoltà di inserimento sociale e in stato di disoccupazione da diversi anni, segnalate dai servizi sociali del territorio, dal Centro di Salute Mentale e dal SIL, Servizio Integrazione Lavorativa. Partner di questo progetto anche 4 aziende agricole di Casarsa e San Giovanni, che fanno parte della rete informale RASA, Rete Agricoltori Solidali Attivi. L'albergo diffuso si caratterizza per una gestione centralizzata di questi appartamenti, pertanto l'offerta ricettiva viene coordinata da una reception che si trova nella vecchia latteria della frazione. In questa reception, oltre ad effettuare il classico check-in degli alberghi, chiamiamoli tradizionali, vengono offerti tutta una serie di servizi aggiuntivi, ovvero sia la possibilità di avere la colazione, ma soprattutto servizi nei confronti del territorio, ovvero sia l'organizzazione di passeggiate, ciaspolate, trekking, il noleggio delle biciclette, piuttosto che scontistica presso i diversi ristoranti convenzionati in questa e in altre vallate, o ski pass a prezzi agevolati, o anche abbiamo delle convenzioni con le terme di Arta, sempre che propongono una scontistica per gli ospiti dell'albergo diffuso. I nostri ospiti provengono sia dall'Italia sia dall'estero. In realtà, chiaramente, per la nostra collocazione geografica, la preponderanza è sicuramente di italiani che vengono dal nord Italia. Tuttavia abbiamo anche diversi casi di turisti stranieri, chiamiamoli particolari. Ad esempio, la scorsa settimana ospitavamo una coppia da Israele, un ingegnere delle telecomunicazioni con la compagna, ma anche in estate abbiamo avuto ancora turismo da Israele, il che ci fa insomma anche inorgoglire. Abbiamo avuto turisti australiani, abbiamo avuto americani e poi chiaramente europei, sia del nord Europa sia anche qualche francese. E non è un turismo di post-emigrazione, chiamiamolo così, è proprio un turismo vero di persone che vengono a scoprire questi angoli di territorio. La cooperativa, proprio in quanto tale, cerca di stringere legami con il territorio e quindi di invitare gli ospiti a muoversi il più possibile esplorando i dintorni e non solo. Pertanto c'è uno stretto intreccio tra le varie ulteriori cooperative di albergo diffuso, in cui si invitano gli ospiti a recarsi per vedere nuovi contesti, sia con le attività produttive dei dintorni, che possono essere banalmente il caffè e il giornalaio, piuttosto che lo spaccio di prodotti tipici dove rifornirsi per portare poi a casa un po' di ricordo di questi luoghi. Si cerca di creare delle occasioni di animazione nelle stagioni più adatte, quindi quelle
più frequentate dai turisti, ovvero sia l'estate e il periodo invernale, quando sono aperte le piste da sci. Ad esempio, nel periodo invernale abbiamo la ricorrenza di San Nicolò, che porta i doni ai bambini per le strade di Comelians, abbiamo i Krampus che vengono ad animare il pomeriggio, abbiamo il lancio da Scidulas, quindi insomma tutta una serie di cose. L'albergo diffuso oltretutto dà servizio tutto l'anno, è aperto sempre e accoglie gli ospiti in ogni stagione nell'arco dei 365 giorni e il personale è sempre a disposizione degli ospiti H24, 7 giorni su 7. L'agricoltura sostenibile vuol dire prendersi cura della terra e questo concetto è importante perché non si tratta solo di fare produzione agricola, ma si tratta appunto di coltivare la terra e quindi prendersi cura del proprio orto, della propria campagna per rispettare l'ambiente. E come si fa a rispettare l'ambiente? Ci sono tutta una serie di tecniche, di metodologie, come per esempio appunto l'agricoltura biologica, che permettono di prendersi cura dell'orto e in particolare un punto chiave è quello di prendersi cura del suolo e di rispettarne e incrementare la fertilità del suolo. Questo perché? Perché il suolo non è un substrato inerte, ma è ricco di vita e va preservata la vita del suolo, proprio perché per rispetto dell'ambiente e soprattutto perché i prodotti della terra, se si rispetta la natura, l'ambiente, sono migliori. Salve a tutti. La sostenibilità ambientale, economica, sociale è all'ordine del giorno dei dibattiti e dei temi in discussione. Oggi cerchiamo di approfondirlo, questo tema, con il professor Francesco Marangon dell'Università di Udine e che ci dirà i legami che esistono fra proprio questo tema e le imprese, la società e la cooperazione. Professor Marangon, si parla molto di sostenibilità in tanti ambiti, ma esiste una definizione che possa fare un po' di chiarezza? La definizione di sviluppo sostenibile, userei questa espressione, ormai ha compiuto più di 30 anni, perché la sua definizione ufficiale è quella che riscontriamo in un documento che già nel 1987 venne approvato a livello di Nazioni Unite da un'apposita commissione. La sostenibilità o lo sviluppo sostenibile all'epoca venne definito come quello sviluppo che, oltre a garantire la qualità della vita e il benessere delle generazioni attuali, di noi che viviamo in questo momento su questo pianeta, tiene conto anche di quello che potrà essere il benessere delle generazioni future. Quindi la grande novità che viene introdotta nel concetto di sviluppo sostenibile rispetto ad altri concetti precedenti, crescita, sviluppo umano, è l'attenzione al futuro, alle future generazioni. Ma adesso si abbina anche un'attenzione alle generazioni che attualmente vivono su questo pianeta. Non è possibile avere sviluppo sostenibile se noi qui in Europa stiamo bene, ma altre popolazioni di questo pianeta soffrono e magari con questa sofferenza garantiscono il nostro benessere. Se lo decliniamo nella nostra quotidianità, come entra il concetto di sostenibile? Il concetto di sostenibile entra in tutte le sue dimensioni che correttamente vanno prese in considerazione. Quando noi parliamo di sviluppo sostenibile dobbiamo innanzitutto stare attenti che non si parla solamente di aspetto ambientale, ma anche nello stesso momento di aspetto sociale e aspetto economico. Quindi nella nostra quotidianità significa, come cittadini, come consumatori, essere attenti al nostro modo di consumare, di vivere le nostre azioni quotidiane, non solo dal punto di vista dell'impatto ambientale che queste possono avere, ma anche dal punto di vista dei rapporti umani e anche dal punto di vista dell'equilibrio economico che ci deve essere comunque. Thank you.
Fine della prima parte. Community FVG continua dopo la pubblicità. Ben ritrovati in Community FVG. Professor Marangon, dunque anche le imprese sono coinvolte nello sforzo verso produzioni e servizi più sostenibili? Sicuramente. La dimensione della produzione è un elemento cardine del concetto di sviluppo sostenibile. Produrre in maniera sostenibile significa essere in grado di garantire un equilibrio economico, se parliamo di imprese per esempio normali, il profitto, ma nello stesso tempo riuscire ad ottenere questo risultato che garantisce la durata nel tempo dell'attività imprenditoriale senza compromettere l'equilibrio dell'ambiente, significa senza estrarre in maniera impropria le risorse, ma anche senza scaricare nell'ambiente elementi inquinanti. Infine significa garantire un equilibrio sociale, che significa per esempio attenzione a chi lavora in un'impresa, ai cittadini che vivono attorno ad un'impresa, tanto per fare due esempi. E noi di Community naturalmente abbiamo un'attenzione particolare verso la cooperazione. Ecco, proprio questo settore e le sue imprese, cioè le cooperative, possono trarre e offrire vantaggi dalla loro attenzione verso la sostenibilità? Io direi che il settore dell'impresa cooperativa è proprio un emblema di quello che può essere il concetto di sostenibilità. Nella natura stessa della cooperazione, questo lavorare assieme per produrre beni e servizi è proprio una delle componenti principali del concetto di sviluppo sostenibile, di equilibrio fra le tre dimensioni economia, ambiente e società. Dal punto di vista poi anche più specifico, settoriale, se immagino alla variegata struttura della cooperazione, dell'impresa cooperativa nel nostro paese, nella nostra regione, direi che proprio sono quelle genere di imprese che sono andate proprio ad inserirsi in quei filoni di produzione di beni, ma anche e soprattutto di servizi in cui la sostenibilità trova proprio la sua migliore rappresentazione. Penso soprattutto ai servizi alle persone. Fare un'impresa che è attenta alla qualità della vita delle persone, cooperative sociali per fare un esempio, significa operare nella sostenibilità, ma penso anche a tutto il mondo della cooperazione che agisce nella tutela dell'ambiente, penso alle cooperative che gestiscono aree protette o che pure si inseriscono nella gestione delle risorse ambientali in generale. La cooperativa MENAUS, che è un acronimo che sta per manutenzione, ecologia, natura, utilità sociale, è nata alla fine del 2015, ha sede a Tolmezzo e si occupa prevalentemente di manutenzione del territorio, degli alvei, dei torrenti, pulizie boschive ed è una emanazione della più grossa cooperativa nascente di Udine, per rispondere al bisogno di fare questo tipo di operazioni come cooperativa agricola e forestale. Siamo in una decina di persone, per lo più persone che hanno una patente, che hanno fatto dei corsi per poter operare con le macchine, con le motoseghe, dei cespugliatori, rispondono alla necessità di far lavorare persone con problemi di alcolismo alle spalle. Siccome questo è un progetto che intende affrontare il problema grave dell'alcolismo in Carnia e un alcolista bisogna anche farlo lavorare e far lavorare un alcolista che generalmente è piuttosto conosciuto nella zona è difficile. Allora, se la cooperativa è nostra, se veniamo anche aiutati dai servizi, se veniamo aiutati dai comuni, veniamo aiutati dalla regione, perché il servizio che svolgiamo è un buon servizio sociale ma anche civile, crediamo che questo possa rispondere al bisogno. Abbiamo in progetto di, oltre a fare la manutenzione del territorio, che vuol dire gli alvei dei torrenti, il progetto è nato subito dopo l'alluvione del Fella, tanti anni fa, dove un tecnico della Fantoni ha detto: ma perché non
raccogliamo questa legna, tutti quegli alberi che ostruivano il defluire delle acque, perché non raccogliete questa legna che noi ne facciamo pannelli e vi facciamo, no? E noi abbiamo sentito di questa roba, abbiamo detto abbiamo noi la manodopera a basso costo, per cui quindi il più grosso dei lavori che abbiamo è quello lì, fare la manutenzione e la pulizia degli alberi. E poi abbiamo in progetto anche, siccome in Carnia ci sono delle piccolissime realtà che si occupano di erbe officinali, qualcuno fa piccola agricoltura, abbiamo intenzione di fare delle piccole alleanze, proporli alla regione, magari con l'aiuto dell'ERSA, per fare quelle coltivazioni agricole che i nostri nonni facevano già secoli fa. Tutti noi sappiamo, per esempio, che a Pesaris, Arlois e Fasois, no? Ci sono i fagioli. Lo sapevano anche i nostri bisnonni 200 anni fa. Se adesso una cooperativa si specializza, magari accorpa 10 orticelli, che sarà un lavoro improbo, no? Ma 10 orticelli danno luogo a un appezzamento decente e redditizio. Ecco, questo è il progetto che abbiamo in prospettiva. Generalmente gli utenti, che sono comunque abitanti di un piccolo comune, villaggi della Carnia piccoli, ci vengono segnalati o dal medico o dal sindaco o dal parroco, no? Noi arriviamo lì, facciamo un colloquio, vediamo se sono disponibili a fare un percorso riabilitativo. Se sì, ci appoggiamo ai club degli alcolisti locali, al Serdi, Tolmezzo, ci appoggiamo e poi li tiriamo dentro con il miraggio di: se ti comporti bene, se riesci a rimanere sobrio, gradualmente, per step, no? Ti forniamo il lavoro. C'è un collegamento però fra cooperativa Menaus e cooperativa nascente. Menaus, abbiamo detto che è nata a fine 2015. Gode di un credito che non può avere creato in 2 anni soli, per cui dov'è il credito, dov'è la fiducia, dov'è? Ho detto prima che si tratta di un braccio della cooperativa nascente che ha sede a Udine. La cooperativa nascente è stata fondata 31 anni fa ormai da Don Emilio De Roia, che tutti ricorderemo, il quale si era accorto, lui li chiamava i segni dei tempi, che un grave problema sociale del momento era l'alcolismo. Per cui, avendo degli spazi all'interno della sua casa, avendo conosciuto il professor Udolin che aveva ideato questo programma riabilitativo, ha fondato la cooperativa. Perché? Chi li faceva lavorare? I primi che avevamo, io sono stato il primo operatore con lui, e anche l'ultimo perché sono ancora lì. I primi che abbiamo portato dentro i programmi erano persone conosciutissime a Udine, famose, celebri. Nessuno le avrebbe mai fatte lavorare, perché erano conosciute sul marciapiede, sulla strada. Quindi ha fondato la cooperativa. In tutti questi anni la cooperativa, lavorando bene, lavorando in un certo modo, si è creata un nome che, quando siamo arrivati ai tempi a oggi e abbiamo aperto Menaus gode di quanto ha seminato nascente.